Ciao a tutti, oggi vi faremo vedere una ricetta che abbiamo preso in prestito dalla zia di mio marito, che però è praticamente anche mia zia. Sarebbe la ricetta dell'olio al peperoncino. Da poco in azienda abbiamo piantato i cherry bomb, che già dal nome insomma è preoccupante, perché sono questi peperoncini tondi a forma proprio di ciliegia. E che devono essere insomma abbastanza fortini, e li useremo appunto per fare l'olio. Come vedete qua abbiamo già messo nel vasetto un po' di olio. L'olio non è nostro, ma lo prendiamo da un agriturismo in Basilicata, e come vedete ne abbiamo messo un po'. La quantità non è importante, ne abbiamo messo un po' perché comunque deve sovrastare i peperoncini che andranno macinati, cioè deve coprirli, diciamo. E nella ricetta andrebbe messo anche l'aglio, che però non abbiamo perché quello vecchio invernale è già finito, mentre quello nuovo deve ancora crescere, perché aspetteremo che diventi secco, perché è una varietà che si usa prevalentemente da secca. Come vedete mi sono messa i guanti perché per evitare che, comunque, siccome sono peperoncini piccanti, non so, toccandosi la faccia o gli occhi bruci. Prendiamo qua quello che tieni. Allora, iniziamo col tagliare giusto la parte sopra verde e poi lo mettiamo nel trita tutto. Perché? Che cosa serve dirlo tanto? Perché se non è... Vai. Allora, nostra zia lo trita con un tritacarne in modo che rimanga grossolano, e noi andiamo a usare un frullatore che, diciamo, non è proprio, non funziona benissimo, però l'importante è che lo frulli giusto un pochino, perché comunque, come ho detto, deve rimanere grossolano. Allora, per quanto riguarda il sale, non ci ricordiamo se ce ne vanno 10 o 20 grammi per etto di peperoncini, quindi ne andremo a mettere un cucchiaino raso, che sono più o meno 3 grammi. Okay. Adesso maciniamo in pulsi in modo che rimangano i pezzi grossi. Ecco qua, direi che adesso togliamo le lamette. Il sapore, cioè l'odore, si sente veramente tanto, infatti un po' brucia già la gola a sentire l'odore. Adesso mettiamo i peperoncini dentro il vasetto d'olio. Ecco qua, come vedete abbiamo già messo tutti i pezzettini di peperoncino dentro il vasetto di olio, e una cosa da sapere è: cercate di mettere subito o di lavare comunque, di metterlo in lavastoviglie per evitare che insomma la plastica del frullatore si impregni del piccante. Questa ricetta è da tenere in frigo, poi se vediamo che comunque ha successo questo video, vi facciamo vedere anche, diciamo, la ricetta ufficiale, quella della zia, che sicuramente è più dettagliata.
Se vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Ciao!